Tollettieri, stamattina questa iniziativa di Aeropolis e dell'Università mettiamo al centro uno dei temi di discussione sul territorio, cioè il progetto del polo della manutenzione aeronautica. Al di là di quelle che possono essere polemiche di questa vicenda, quello che ci interessa dire è dare ai nostri telespettatori una visibilità su quelli che sono i progetti del piano industriale a cui lei pensa, cioè il mercato a cui lei si rivolge, soprattutto in considerazione che i long range e i velivoli di grosse dimensioni hanno bisogno di spazi, di asset, che nel nostro territorio, forse a Capodichino, non ci sono tutte queste condizioni, e poi sostanzialmente il rapporto con i grandi player come Lufthansa Technik, che nel Mediterraneo è il leader nella gestione delle manutenzioni. Pensiamo che un'azienda come la sua è quel segmento di mercato a cui si rivolge, quindi qual è il rapporto con i grandi colossi dell'industria aeronautica europea e della manutenzione dell'MRO in generale? Ma io voglio iniziare da quando abbiamo acquisito Antitech. Quando abbiamo acquisito Antitech, io ho preteso 5 anni fa alla presenza del Consiglio dei Ministri, alla firma dell'accordo, che tutti quanti insieme da quel momento avremmo iniziato a lavorare per creare il polo internazionale delle manutenzioni con base a Napoli. Perché ho preteso questo? Perché io all'epoca venivo da un settore completamente diverso che è il tessile. All'epoca, studiando il settore, mi accorsi che i competitor europei erano Lufthansa Technik, France Industries, Siberia. Dietro c'è un sistema paese che si muove, qui un privato sì può andare avanti. Noi abbiamo salvato un'azienda, 5 anni fa c'era un solo aereo negli hangar, oggi gli hangar sono pieni di aerei, però per poi svilupparsi come fanno gli altri paesi avevamo bisogno di strutturarci. Allora pretesi che da là tutti quanti lavoravamo per questa operazione. Per la verità ci ha lavorato solo il sottoscritto. Ho convinto Aleni e Finmeccanica a fare questa operazione perché tra l'altro hanno un problema sul sito di Capodichino: o partiva il turboprop o il sito di Capodichino veniva chiuso perché non è produttivo per loro. Quindi non parte il turboprop? Per il momento credo di no, onestamente per il momento non c'è nessuna prospettiva sul turboprop. Io 2-3 anni fa ho insistito anche con la regione, ho insistito col governo per dire spingete sul turboprop perché il lavoro per i prossimi 30 anni del settore aeronautico non si è fatto, al momento è accantonato come progetto. E quindi per risolvere il problema del sito di Capodichino abbiamo iniziato a studiare a questo caso, abbiamo fatto un business case, 3 manager nostri, 3 manager di Aleni, abbiamo visto che il mercato c'è, fortunatamente il mercato della manutenzione cresce del 4-5% l'anno, abbiamo deciso di mettere insieme le due strutture. Quindi lo dico per l'ennesima volta in risposta a questi pseudostatisti che vanno fuori gli stabilimenti a parlare di cose che non conoscono: nessuno ha venduto niente, nessuno ha comprato niente, nessuno ha svenduto niente. Abbiamo fatto un'operazione di joint venture tra Alenia e Antitech, di cui io vado orgoglioso. Lei è un imprenditore di questo settore ed è un napoletano che tiene alla sua napoletanità e al futuro di questa terra. Lei pensa che il comparto aeronautico campano, perdendo l'aspetto manifatturiero più diretto, che può essere quella della realizzazione di un velivolo, cioè quindi sostanzialmente senza la realizzazione di un nuovo turboelettrico, quale futuro avrà questo settore? Può essere solo quello del polo della manutenzione, dottore? No, ma sicuramente no, perché ci sono gli stabilimenti di Pomigliano e di Nola che finiscono. Senza ATR è un programma che entra 5 anni, non può pensare che tra 20 anni o 10 anni no. Guardate, se ATR, io non credo che ATR è un programma a 5 anni. Se ATR sta finendo si fa il turboprop, se il turboprop è stato accantonato è perché ATR funziona ancora. Se ATR, se no non c'ha nessun idea. Ma se secondo voi un'azienda che fattura miliardi di euro all'anno si fa scappare di mano un business perché sta finendo l'ATR, non fa il turboprop? Se il turboprop è stato accantonato è perché funziona ancora l'ATR. Finmeccanica ha confermato l'impegno su Nola e Pomigliano, per cui non ci facciamo la testa, cioè non parliamo di cose, onestamente devo dire io che... noi cerchiamo di andare un po' nel merito, perché no, ci rivolgiamo a una platea un po' più. Ma nel merito, l'ingegnere Bronson poco fa ha detto che il tempo non è mai una variabile indipendente nei programmi industriali, in particolar modo nell'industria aeronautica, considerando che il nostro competitor sul piano dei velivoli regionale, il Q400 di Bombardier, ha già una versione nuova sul mercato, per cui ATR o decide in tempi ragionevoli di realizzare il nuovo velivolo oppure non avrà la possibilità di farlo tra 10 anni o 5. Ma io posso confermarvi che ATR è piena di ordini, per cui per i prossimi 15 anni il ATR è assolutamente tranquillo come progetto, il velivolo va bene. Sono convinto che da oggi bisogna studiare per il nuovo progetto che è il turboprop, però se loro hanno deciso di rinviare il turboprop di 2 anni è perché evidentemente sono impegnati ancora su ATR. Siccome ci sono 2 aziende grosse che lavorano su questo progetto, io non voglio, non posso credere che dall'altro lato si trascura il nuovo progetto e si fa venire meno il lavoro di ATR. Io onestamente credo
che noi abbiamo a che fare con persone che hanno la testa sulle spalle, ma soprattutto ci tengono a portare avanti l'azienda e a continuare a fare utili. È chiaro che se 2 anni fa, quando Alenia ha iniziato a parlare di nuovo Turbo Pro, se le nostre istituzioni, anziché perdere tempo, gli davano risposte in 6 mesi, oggi il nuovo Turbo Pro sarebbe partito. Io tra l'altro nell'accordo con Finmeccanico ho preteso che si scriva, e se è stato scritto, che se parte il nuovo turboprop la struttura di Atitec e di Alenia lavorerà per il nuovo turboprop.